Ecco perché Giuseppe Verdi era innamorato di sta bella spalletta al secondo. Oggi faccio un panino che vi fa uscire gli occhi di fuori, vi fa venire la bavetta alla bocca, perché è un panino fantastico, fatto con i prodotti dell'autunno, che inizia l'autunno, anche se ancora fa caldo, però sta inizia l'autunno. Gli ingredienti più importanti sono questa, la spalletta al secondo, la conoscete? Beh, poi vi racconto qualcosa su questa. Pane. Il fior di latte, la zucca, i funghi, un po' di erbette, la senape, gli spinacini, l'uvetta, i pinoli e un po' di aglio. Tutto molto semplice. Immaginate che dentro un panino ci deve stare un pranzo. Basta con questa idea del panino da sfigato, che ti sta là tutta una parte a mangiare il panino. Devi godere anche te che ti mangi sto panino. E mi rivolgo a tutti i miei colleghi, i ristoranti, i bar, gli hotel. Fate i panini buoni, che a noi ci piacciono tanto, vedrete quanti ne vendete di più. Iniziamo subito da che cosa? Dalla zucca. Quindi incominciano a vedersi le zucche e noi siamo subito pronti qua a che fa? A usarle. Quindi taglia a metà col coltello a sega appositamente, perché quando è tosta, tosta, tosta e non ho i coltelli che devo portare a filare, quindi non è che sono rovinati, invece sono belli già affilati, uso il coltello a sega così non mi si rovina il filo, perché vedete quanto è dura la zucca, è bella duretta, quindi la sbucciamo con un cucchiaio, facile facile, svuotatela da tutti i semetti, vi ricordate i bruscolini, eh? Buoni, ogni volta che svuoto una zucca penso ai bruscolini che si andavano a farcire, una bustina qua piccoletta, 50 lire costavano. Poi taglio la zucca bella spessa, così. Vedete? Ho il barbecue bello caldo, ma se voi non avete il barbecue a disposizione potete usare anche una piastra, quella là, la bistecchiera da gas. Metto la zucca a cuocere, così. Ma adesso vi sconvolgo con questa cosa. Per dargli un po' un gusto, tipo di bruciato, di camino, di legna, uso un po' di polvere di caffè. Beh. La zucca col caffè sta benissimo. Ho aperto una cialder che ormai a Moca non usa più nessuno, neanche a casa mia. E metto poca poca polvere di caffè. Ci sta benissimo, dite, ma tu sei scemo. Vedetelo. Poi, salvia. Con la zucca, sono amici proprio. Provate e poi mi direte. Avete mai sentito parlare della spalla di San Secondo? Beh, questo è un prodotto artigianale. E questo fa proprio la differenza. Prosciutto cotto. No, non c'entra niente. Questi sono tutti i ritagli della spalla, i muscoli della spalla, e in più ci mettono pure la coppa del maiale dentro. La legano a mano, eccola qui. Questo è un pezzo da 5 kg, quindi il ristorante, l'albergo può avere questo prodotto qua. E Greci, industria alimentare che dal 1923 sta sul territorio di Parma, ha acquisito questa azienda che si chiama Squisito, che è una piccola realtà artigianale che fa la spalla di San Secondo a Soragna. E quindi là, ragazzi, sono bravi a trattare maiale. Guardate qui, legata a mano. Poi cotta per 12 ore sotto vuoto. E questo è il colore, guardate, ci sono tutti i muscoli. Non mi cominciate a dire c'è il grassetto. Magnatevi tutto, questo è saporito e gustoso. Ma assaggiamo però. Io l'ho mangiata varie volte. L'ho mangiata sia tagliata a coltello, perché può essere anche tagliata al coltello. Con questa in Emilia-Romagna ci fanno addirittura anche il ripieno dei tortelli. Oppure la usano per mangiare insieme alla torta fritta, le crescenze. È pazzesca. Guardate la carne, rosa, bella, vera. Ci stanno i pezzetti, vedi? L'infiltrazione del grasso. Non è qua roba lucida, traslucida, di qua roba tutta fatta con una forma uguale, tutta squadrata. Assaggiamo. Ogni pezzetto è diverso, la consistenza è in bocca. Perché proprio ogni muscolo, vedete, che è stato riassemblato e legato con lo spago, ha una consistenza diversa. Anche vedete, le fibre sono diverse. Guardate, questa qua è più chiara, questa c'è infiltrazione così, questo è taglio orizzontale. Può essere mangiata fredda e tiepida. Io la preferisco leggermente stiepidita, che così si saltano ancora di più i profumi di questo salume, che è eccezionale. E anche lo spessore è variabile, non deve essere sottile sottile, almeno per gusto mio. A me piace un po' spessa. Giriamo la zucca, vedete? Guardate il coltello come va. Va come dentro al burro, morbidissima. Quindi già la posso girare, veramente è stata 5 minuti. Ma adesso la piastra a contatto del caffè sprigiona un profumo pazzesco. Oh, il sale, mi sono dimenticato, vai.
ritorno al sorriso. Quando mangio e quando bevo, pure voi ridete sempre, no? Ma che ci state meglio? Un bel prosecchino di quelli giusti, di Verdell'Ovo. E la cosa fantastica che la Spallesan secondo ti lascia una bocca bella, sgrassata, non te la lascia profumata, non te la lascia puzzolente, capito? Impastata. Aio, scusate, un goccetto proprio, che presto, non vorrei proprio che esagerasse. L'abbinamento perfetto con questo potrebbe essere anche un bel lambrusco ghiacciato, ragazzi. Ah. Prendo due bei funghetti, li pulisco piano piano, sprechiamo il meno possibile. Mo adesso si cominciano a trovare, sono pure abbordabili, non costano tantissimo. Pulite il fungo partendo dal gambo, togliendo la parte più presente di terra, no? Vedete? Anche in parte un po' di radici. Con una carta bagnata, un panno, una spugnetta nuova, fate come volete, levate, rimuovete la terra che c'è in superficie. Non bagnateli sotto l'acqua, perché succede? Il fungo è una spugna, si impregna di acqua e poi quando andate a cuocere è bollito. A noi ci piace il fungo, con la crosticina dappertutto. Bello spicchio d'aglio tagliato a metà, così. Quando faccio i funghi mi piace che ci sta l'olio abbondante, perché poi dopo vi faccio vedere che faccio col pane. Metto qui l'aglio. Funghi tagliati a mo' di bistecca, così. Così. Ne mettete di meno, ma li mettete che si sentono. Lo so, sono godurioso. Non ti fa pagare sto panino, caro ristoratore, caro bar, caro albergo. Però mettimici la roba, fammi contento, ti prego. Funghi. Qua. Sale. Pepe e poi fate un mix, salvia, rosmarino, la zucca è pronta. Vedete che bella abbronzatella così? La metto subito dentro al bicchiere del frullatore e metto soltanto la zucca. Voglio fare una cremetta, una salsa con la zucca, perché deve essere una cosa proprio che non ci deve stare niente di qua roba, maionese, ketchup, capito a me? Giriamo i funghi, adesso belli, così noi li volevamo, coloratini così, belli. Piccoli di casa, croccanti, che te ne voglia proprio da mangiarli. No, qua roba bollita. Un po' di senape, guarda così. E la senape con la spalla di San Secondo sta alla grande, cioè proprio è pazzesca, perché ti pulisce la bocca dal piccante, è una cosa pazzesca. Oddio, ecco, ho preso frullo ma grossolano, senza aggiungere acqua, senza aggiungere niente. Sento, eh? Mamma, grazie per tutto quello che hai fatto. Buonissima, è pazzesca. Ora facciamo un'insalatina, no? Rinfrescante, di spinacino, pinoli, italiani, un po' di dolce, dell'uva passa, poco poco sale, olio, ma non la girate subito. Guardate oggi che pane che ho comprato, guardate, è un torrone, è un panforte, pieno di noci. Guarda che bella crosticina. Farina di segale, farina integrale e guardate che spettacolo, da non sottovalutare il pane, bisogna dare da lustro a sti fornai, bisogna anche a loro aiutare. Quindi fettine fine, fine, fine. Vado così, oddio, spiego la faccia. Il pane deve essere proprio poco, 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 guardate qua le noci, dici costa caro, ci credo, guardate le noci che ci stanno. Levo i funghi dalla padella, sono pronti, mamma mia. Un po' di buono, ma cocco. E mo godemo con questo, col pane. Qua dentro l'olietto dei funghi dovete bagnare la parte interna, perché così tutto il profumo ci sta, no? Non vi fate scappa niente. Devo recuperare tutto, sentite che profumo. Guardate quanto sono belle unte. Volevo un po' di formaggio, un po' di morbidezza, qualcosa in più. Ho usato un fior di latte, così è neutro. Lo metto qui sul pane. Sottile, 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 eccolo qua. E adesso lo facciamo lo stampochetto. Metto qui, lo facciamo fondere un pochettino. E il pane, questo qua invece sarà bello tostato tutti e due i lati. Dopo 2 secondi girate subito la fetta quella là, che non ha sopra la mozzarella. E guardate il fior di latte come sta sudando. Ah, che piacere. Oh, mo se magna, finalmente. Guardate qua. Yes, ai, 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 ai. Altro pezzo di pane, perfetto. Mamma mia, guardate qua che bellezza. Abbiamo finito la spalla di San Secondo qua.
Mettiamo i funghi, guardate che belli. Bistecconi proprio, già. Ah, che spettacolo. Parlo sottovoce, perché parli sottovoce? È così. È come se parlassi all'orecchio dell'amante, della moglie, e gli dici due cosette carine, insomma, questo discorso. Allora. Guarda questo. Oh, giuro, non ce l'ho. La spresazione. Quindi. Questo salumificio si chiama Squisito, sta a Soragna, è stato acquisito, ve l'ho detto, da Greci. Greci veramente è un grandissimo, perché sta acquisendo tutte quante delle piccole realtà che veramente danno ancora più lustro a questo marchio. Questa salsa che funzione c'ha? Quella di rinfrescare, come se fosse una mostarda, capito? Un po' di capire che è buona. Pazzesca. Non mi ruba la ricetta, eh? Allora, no, la potete rifare, basta non ci fate poi la cremetta che la vendete sui mercati. Poi, spinacino, così, bello, accondito. E mo mettete quest'altra parte del pane e adesso vi fate sta bella passeggiata per l'Emilia Romagna e vi fate sta bella magnata. Ah, volete vedere? Spettacolo! Mamma mia ragazzi, una bontà assoluta! C'è questo gioco tra i funghi, il verde degli asparagi, i pinoli e questa spada di San Secondo che è fantastica. Ecco perché Giuseppe Verdi era innamorato di questa bella spada di San Secondo. Mi raccomando, continuate a seguirci, così scopriremo tante nuove ricette e tanti bei prodotti che grazie a noi non scompariranno. Questa è una cosa importante, questi piccoli produttori non scompariranno se noi acquistiamo questi prodotti. E che prodotti? Ah. Mm. Mm.